Ciao ragazze, ciao ragazzi, bonjour, anzi bonsoir, è sera e noi stanotte andremo a soggiornare nell'hotel con rating più alto, che è un hotel super lusso della mia città di Trieste, ma non solo, ho preso la suite, quindi dovrebbe essere ragazzi un'esperienza pazzesca, sono già pronta, come potete vedere Eric lavora la notte questa notte, quindi sono sola soletta e ho pensato... sarebbe interessante però andare a soggiornare in questo hotel super lusso, strafigo, e ci sono passata davanti miliardi di volte e ovviamente essendo nella mia città non ci ho mai soggiornato, in realtà non ci ho mai passato la notte e non ci sono nemmeno mai entrata, quindi sarà un'esperienza molto interessante. E la suite ha tipo 70 metri quadri e dalle recensioni, ragazzi, l'hotel è pazzesco. Addirittura l'hotel ha un ristorante stellato al suo interno, quindi è davvero pazzesco e io sono super emozionata. Quindi adesso saluteremo i gatti. Ho già preparato la valigia, spero di aver preso tutto. Quando vado via da qualche parte, e in questo caso rimango nella mia città, ma ho sempre la sensazione di dimenticare qualcosa quando faccio la valigia, è una cosa che capita solo a me. E poi a volte dimentico effettivamente qualcosa. E non mi succede mai, no? Invece mi succede come? Comunque, questa è la valigia. Abbiamo tutto quanto pronto. Ho solo un cambio perché domani mattina, comunque dopo la colazione, in realtà, quindi ora di pranzo probabilmente, ritornerò a casa. Ecco cosa mi manca: il costume, ragazzi. Mi manca il costume. Non posso assolutamente dimenticarlo perché sarebbe un vero peccato andare in un hotel strafigo con piscina, bagno turco e non portarmi il costume. Ok, costume. Preso anche questo, ci sono il beauty case, ci sono i miei trucchi, pennelli, beauty blender, appunto un cambio. Qua sotto c'è la busta con la biancheria pulita e occhiali da sole. Abbiamo tutto, c'è il computer sotto, quindi direi che abbiamo tutto, anche la borsa è pronta. Siamo pronti, let's go in questo hotel pazzesco e dove mi farò coccolare per bene, visto che sono da sola questa notte a casa, facciamoci coccolare e viziare un po'. Wow, ragazzi, è seriamente gigantesco. Oh mio Dio, questa sarebbe la cabina armadio. No, vabbè. Sì, davanti a me c'è una cabina armadio gigantesca. Wow, no, vabbè. Fantastico, ragazzi. Fantastico, questa è una chicca veramente. Niente, niente male. Andiamo a vedere il resto della stanza. Lì c'è la porta d'entrata, la mia valigia. Wow! Oh mio Dio! Mi sembra un po' strano. Allora, qui c'è il bagno, vediamo. Tac, figo che si apra, si accenda così la luce. Ci piace, mi piace, ragazzi, che bellezza! Molto, molto carino, devo dire, molto carino. Qui c'è la doccia. No, vabbè. Cioè, qui c'è la doccia e poi si può passare direttamente di là e c'è un'altra parte del bagno. No, vabbè, non voglio camminarci sopra con le scarpe, ma guardate queste mattonelle, quanto sono belle, tutte colorate. No, la videocamera non si vede granché, sono splendide. Vabbè, facciamo... Cioè, questo bagno è enorme, ragazzi, io non ho mai visto un bagno così grande, non ci posso credere. Allora, metto un attimo giù lo zaino. Cioè, wow, sono estasiata, è veramente gigantesca, fin troppo direi per me, ma giustamente è la suite, quindi. E qui c'è l'altra parte del bagno, prima eravamo lì praticamente. E qui c'è un altro specchio gigantesco con un altro lavandino. Wow! E la vasca da bagno che addirittura si può separare dal resto con la tenda. No, vabbè. E la vasca da bagno. Anche questa, bellissima. Veramente pazzesco. No, vabbè. Ok, vorrei averlo a casa un bagno così, ma adesso arriviamo alla stanza vera e propria. No, vabbè. Qua giù c'è la piazza principale di Trieste e la vista sarà mega galattica, ragazzi. Allora, questa è la stanza. Non so se riuscite a rendervi conto di quanto sia enorme, enorme questa suite. Qui c'è il letto.
Wow. Qui c'è tutta una zona salottino con questi divanetti bellissimi. Poi a me piace un sacco questo stile un po' antico, quindi sto apprezzando veramente tanto. Poi qui c'è un altro specchio. Ciao! Qui c'è una sezione, cioè c'è una zona con la scrivania. Pasticcini! Non si dice mai di no ai pasticcini, ragazzi. Che bontà, wow! E qui, vabbè, la vista è pazzesca, ragazzi, pazzesca. Diamo un'occhiata. E siamo sulla Piazza Unità. Wow, che meraviglia! Che meraviglia, ragazzi! E lì c'è il mare. Che bellezza! Io, cioè, sono senza parole, davvero. Ho sistemato giusto un po' le mie cosine in bagno e qui nella cabina armadio, anche se non ho voluto aprire, insomma, la valigia perché non avrebbe senso, perché poi comunque domani mattina dopo la colazione poi ho il check-out perché è solo per una notte. Se ve lo chiedete, nel frattempo ho cambiato anche il rossetto perché l'altro stava svanendo praticamente e quindi ne ho messo uno un pochino più resistente. Adesso direi che è arrivato il momento di entrare un pochino più nel dettaglio e vedere tutte le cosine. Qui sulla scrivania c'era questa bottiglietta d'acqua, ne ho bevuto già un sorso ed è gratis, è specificato che insomma fa sempre piacere. E poi ci sono, come vi facevo vedere prima e direi di assaggiarli, ci sono questi tre dolcetti e due dolcetti e questi biscottini. Anche questo è un pensiero molto carino. Su entrambi i comodini ci sono questi cioccolatini. Anche questa è una cosa molto carina, secondo me. E poi volevo trovare in realtà il menu per il servizio in camera, perché so che lo fanno, ma non vedo il menu. Vediamo se trovo il menu da questa parte, che poi non so dove sia il minibar. È talmente grande questa stanza che devo ancora, cioè, trovare tutte le cose. Allora, sarà qua. Vediamo. Ok, può essere. Fuochino, fuochino. Sì, effettivamente questo è il minibar. Ci sono due bottigliette d'acqua, una birra Heineken, una Schweppes, una Coca-Cola. Non è zero, mannaggia. E poi ce n'è un'altra qui. Poi c'è un'altra Heineken ed un'altra Schweppes. Poi qui ci sono due succhi di frutta, uno alla pera e uno all'albicocca. E poi qui c'è anche uno spumante, insomma, un vino bianco frizzante. Ok, altro nel minibar non c'è, non ci sono snack? No, qui c'è una mensolina vuota. Allora, frigo bar, e sono le cosine, mi sa, che abbiamo appena visto. Quindi l'acqua minerale, il succo, il prosecco e poi altri alcolici che non ho visto. Poi c'è il foglietto da appendere sulla maniglia all'esterno per scegliere la colazione, se vogliamo la colazione in camera. E stavo sinceramente pensando di ordinare la colazione in camera, ma oltre al fatto che, ok, è un'esperienza carina, so in realtà che la colazione qui al piano terra è su questa piazza bellissima qui a Trieste e quindi non mi dispiace, vi dico la verità, avrei ordinato in camera, però non mi dispiace fare la colazione con questa vista così, quindi secondo me è meglio in alcuni casi, almeno in questo caso è meglio fare colazione fuori con questa vista stupenda piuttosto che rimanere chiusi nella stanza, anche se ovviamente è una stanza, ragazzi, meravigliosa e vi dico la verità, è un po' strano dormire qua perché è troppo grande, non sono abituata a dormire in uno spazio, in un ambiente così grande. Non credo di aver mai avuto un hotel, se non forse quello di Parigi, quando sono stata proprio l'ultima volta con Too Faced. Quella stanza era veramente gigantesca, ma questo è più un open space, quindi mi sento piccola piccola in una stanza gigantesca, perché calcolate che là dietro c'è ancora la cabina armadio dietro al letto e ci sono un sacco di giochi di specchi qui, quindi risulta ancora più spazioso l'ambiente. E poi c'è ancora il bagno gigantesco là, quindi c'è
devo abituarmi, probabilmente, forse se passassi qui una settimana forse potrei abituarmi a stare in un ambiente così grande, ma fa veramente strano, però vabbè, mi sentirò un po' una principessa oggi. È tipo, è la stanza del mio castello, ok? Non ci crede nessuno. E però questa, magari diamoci un'occhiata, perché non vedo il menu per il servizio in camera, quindi mi sa che non c'è, ragazzi, anche se esploreremo ancora un po'. E qui c'è la prima colazione, e qui si può scegliere tra caffè, tè, latte, cappuccino, poi pane, fette biscottate, brioche, burro, miele, insomma ci sono un sacco di opzioni diverse in tre lingue diverse, in italiano, in tedesco e in inglese. Qui in realtà che cosa c'è? C'è un piccolo regalino da parte dell'hotel, un piccolo omaggio per portare con sé uno scorcio della sua casa di Trieste. Wow, vabbè, che carina questa cosa, non sono abituata a questi regalini. Beh, guardate che meraviglia, è una foto panoramica con raffigurata Piazza Unità d'Italia. Wow, è meraviglioso, non sarebbe male veramente incorniciarla e metterla a casa, mi piacerebbe molto perché è stupenda, poi con questo tramonto, con questi colori, tutta illuminata, è bellissima. Molto molto carino questo regalo, molto apprezzato e non scontato, non capita spesso di ricevere questi regalini così inaspettati. Ovviamente l'acqua si trova spesso negli hotel, ma un regalino così mi sarebbe piaciuto in ogni città in cui sono stata, sarebbe stato molto carino ricevere in ogni hotel in cui sono stata, appunto, una foto così della città. Sarebbe molto bello averne una per ogni città che ho visitato. Vediamo in questa scrivania che cosa c'è. Ah no, ok, i cassetti sono finti, ragazzi, è tutta, sì vabbè, qui immaginavo, è tutta un pezzo. E vediamo se questo cassetto è vero. No, sono tutti finti, che strano. Questa cosa è veramente bizzarra. Vabbè, evidentemente non avevano bisogno di più spazio. Qui c'è la TV. Da questa parte c'è la TV, che non è gigantesca ma neanche piccola, tutto sommato. Questi sono veri, ma non c'è niente. Sarei curiosa di sapere chi di voi ha visitato Trieste e in quale occasione l'avete fatto, perché secondo me tre quarti di voi diranno per la barcolana. No, forse 50% dirà per altri motivi, 50% per la barcolana, secondo me, perché è sempre strapieno di turisti. Allora, poi che cosa voglio farvi vedere? Voglio andare a controllare quali sono le cosine che troviamo qui in bagno. C'è questa scatolina, vediamo che cosa c'è. Ah, ok, è un kit con tissues, fazzolettini, poi c'è una cuffia per la doccia, un kit cucito, sempre utile a saperlo usare, poi c'è un altro kit, presumo con un altro fazzolettino, c'è una lima per le unghie, un elastico per capelli, che figata, e quattro bastoncini di cotone, quattro cotton fioc, e poi... Che cos'è questa? Penso sia una di quelle spugnette che si usano per lucidare le scarpe, se non sbaglio. Dovrebbe essere, sì, un lato tipo per pulirle e l'altro per lucidarle. Poi, allora, vediamo che cos'altro c'è qui. Allora, c'è questo vassoio in argento, presumo, molto bello. E ci sono, ah, questi prodotti li avevo già trovati di questo marchio in un altro hotel, che ovviamente adesso non potrò mai ricordarmi di quale hotel si tratta, però mi ricordo di averli visti. E qui c'è uno shampoo, poi qui c'è una crema per il corpo, molto interessante, spa therapy, e poi qui c'è, immagino, il gel doccia, sì, c'è un gel doccia stimolante, interessante. Ok, poi c'è il phon per capelli, che non è niente di speciale, è un po' come tutti i phon classici che si trovano negli hotel, e invece la luce è molto bella, ragazzi. Amo queste luci perché, vabbè, si vedono tutte le imperfezioni quando ti guardi, quindi ti vedi oscena, però se hai bisogno di vedere bene la pelle o tipo per fare le sopracciglia sono fantastiche. Vorrei proprio averne una a casa. Poi altre cosine che c'erano in realtà qui sono i Kleenex, i fazzolettini e ovviamente la saponetta per le mani. E questo è quanto per il bagno. Vediamo qui se accanto alla vasca che cosa c'è. Allora c'è il termosifone con gli asciugamani e un altro asciugamano per l'uso della vasca. Ma qui c'è un WC.
E di là ce n'è un altro, mi sa. O mi sto sbagliando, ci sono due bagni e l'ho notato solo in questo momento. Sì, effettivamente ci sono due WC. E vabbè, di lavandini anche, ma il WC mi sono resa conto adesso. Qui c'è un altro termosifone con altri asciugamani. Da qui, appunto, se c'è della doccia, all'interno non c'era nulla. In realtà, questo ovviamente è il mio rasoio, ma non c'era nulla. C'è un altro asciugamano e poi si può... Ah no, non posso. Sì, posso. Si può uscire direttamente da qua, da questa parte. Stranissima sta cosa, ragazzi, ma potrei quasi abituarmi a una stanza così grande. Vorrei una casa così gigantesca che praticamente questa potrebbe essere soltanto la mia stanza, ragazzi. Chiudiamo. Ok, questo rumore è abbastanza inquietante. Vabbè. Se non potete capire, ho assaggiato uno dei dolcetti che abbiamo trovato qui sulla scrivania e ragazzi, c'è questo plum cake gigantesco che è strabuono. Non so che cosa ci sia dentro in realtà. Secondo me o è miele o è tipo caramello, boh, non lo so, ma è strabuono. Nel frattempo qui sotto in bagno ho trovato anche gli accappatoi, ce ne sono due. E adesso vediamo, questo accappatoio è a sua disposizione durante il suo soggiorno. Ah, e c'è anche la possibilità di acquistarlo. Interessante, qui anche c'è scritto in italiano, in inglese, in tedesco e anche in francese. E adesso andremo ad indossare questo accappatoio, perché voglio stare comoda, mettermi comoda. Ok, decisamente sono molto più comoda adesso con il mio accappatoio morbido. E vi devo dire la verità, spesso negli hotel, ma anche a casa a volte, ma negli hotel soprattutto, mi piace mettermi sempre in accappatoio non appena arrivo in stanza, se non devo uscire, perché così, non lo so, me la vivo meglio. Mi sembra il tutto molto più rilassante e lussuoso. Anche se magari non lo è, solo per un accappatoio, però nella mia testa è così. Anche se non devo farmi la doccia, non so perché, ma voi lo usate solo per la doccia e l'accappatoio, oppure vi piace indossarlo così anche a casa o negli hotel come me? Boh, non lo so. A volte mi chiedo se sono l'unica ad avere queste fisse oppure se sia una cosa universale. Altra cosa comunque che ho trovato, vicino all'accappatoio c'erano anche le ciabattine. Altra cosa molto importante negli hotel, se non trovo le ciabattine sono sempre nel casino più totale, semplicemente perché non le porto mai e do sempre per scontato di trovarle poi nell'hotel. Non l'avevo notato prima, ragazzi, ma avvicinandomi al letto mi sono resa conto che è enorme. Cioè, è tipo praticamente il doppio di quello che posso avere a casa. Non so se rendo l'idea di quanto sia gigantesco questo letto, ma penso sia un king size. Io dormirò probabilmente sul ciglio e tutto il resto... Ah, c'è un sacco di spazio, vabbè. Forse potrei dormire anche così addirittura. Oh, fantastico. Ok ragazzi, mi sono struccata, ho messo l'idratante e sono pronta per andare a nanna nella mia suite splendida. Buongiorno ragazzi, ho fatto la doccia e mi sono preparata per la colazione. Fuori una splendida giornata e riesco a ad apprezzare ancora di più la vista. E lì c'è il mare. E questa è la mia colazione. Ho preso due croissant, sono tutti vuoti ma si possono farcire. C'è sia la crema lì sfusa che queste marmellatine. Una alla fragola, una alla pesca e una alla ciliegia. Poi ho preso un po' di frutta, dello yogurt magro con un po' di miele, accoppiata buonissima, provateci, e poi una cioccolata calda e un succo all'arancia. Avrei preferito bere una buona spremuta, ma non c'era, che mi dispiace molto. Devo dire che la colazione non è niente male, il cibo che c'è non è niente male, ma non c'è tantissima scelta. E volevo sedermi fuori, ma in realtà con la barcolana eccetera ci sono già camion e lavori in corso, riuscite a vederli fuori dalla finestra, e quindi si sta molto più in pace qui all'interno. E niente, buon appetito!
mi sono truccata completamente in realtà prima di andare in piscina, il che non ha molto senso, mi sono resa conto, ma l'ho fatto in automatico, però comunque non pensavo di andare a fare una nuotata, volevo semplicemente vedere com'è la piscina, il bagno turco, la spa, eccetera, dare un'occhiatina per voi, per farvi vedere appunto com'è. Tra l'altro ho chiamato adesso la reception perché l'accesso alla piscina è un pochino particolare, perché sono venuta qui, ho chiamato l'ascensore e poi ho visto che in realtà non c'era il piano della piscina. Allora mi hanno spiegato che devo posizionare questa carta bianca che mi hanno dato qui accanto al sensore. Poi una volta entrata in ascensore c'è un altro sensore, ok, e dovrebbe portarmi direttamente al piano meno uno, per dove appunto c'è la piscina eccetera, perché sulla pulsantiera qui non c'era il meno uno, quindi è un po' complicato raggiungere la piscina, è un po' come essere in un mondo delle favole dove c'è un piano speciale a cui puoi accedere solo con la carta magica. Ok, ci siamo ragazzi, dovremmo esserci, notare io in accappatoio. Oh wow. Ok, wow, che meraviglia. Oh ragazzi, è bellissimo. Ci sono solo io. Non ci posso credere. No, vabbè. Stupendo. Che meraviglia, ragazzi. Che meraviglia. Ci sono i bagni. Ah, qui c'è una saletta relax. No, vabbè. Ma quanto sono belle tutte queste stelline. Oh, cambiano colore. Wow. Wow. Una doccia. Qui si sente dell'acqua, ma non so se posso entrare oppure no. Qui c'è la sauna, direi decisamente di lasciar perdere, mi si è appannata la videocamera. No vabbè ragazzi, la piscina e l'idromassaggio fantastici, cioè non era tanto la piscina più grande che io abbia mai visto in un hotel, anzi per niente, ma la piscina più bella e più lussuosa penso proprio di sì. E poi avevo tutta la piscina e l'idromassaggio per me, quindi è stato fantastico. Non mi fossi già truccata, mi sarei immersa per bene in piscina, però l'idromassaggio non era niente male ragazzi. E adesso purtroppo non mi resta che abbandonare questa mia stanza meravigliosa e gigantesca e tornarmene a casa. Il check out è a mezzogiorno e sono le 11, quindi raggruppo tutte le mie cosine e torno a casuccia. Spero vi sia piaciuto questo video ragazzi, spero sia stato esaustivo, non sono bravissima in queste recensioni ma le guardo sempre stra volentieri e so che le fa Chiara in Italia, lei ne ha fatte tante, ma guardo anche quelle dei ragazzi, delle ragazze americane che seguo e sono tutti bravissimi, quindi spero di essere all'altezza di questa tipologia di video. Io vi mando un bacio grandissimo mia family e noi ci vediamo domani mi sa con un nuovo video. Bacio, ciao.